che saremmo tornati dopo le feste di Natale, lo avevamo promesso e così è stato, ma questo ritorno non è affatto facile perché di fronte a tutto quello che sta succedendo in questi giorni nella nostra regione, un Abruzzo così colpito da tante, da troppe cose, da troppe avversità, beh, non è facile parlare di qualcosa che magari può sembrare anche superfluo. Allora io, al di là del grandissimo rispetto che tutti noi, sia noi di Rete 8 che qui lo staff della libreria Coop del centro d'Abruzzo abbiamo nei confronti delle persone che magari hanno ansia per la sorte di familiari, dei propri cari, di chi ha perduto casa, di chi ha perduto una propria attività magari, insomma, fatto salvo il rispetto massimo per la sofferenza che stanno vivendo in questo momento tante famiglie abruzzesi, tante persone della nostra regione, un pensiero però lo vogliamo comunque rivolgere anche alla lettura, un pensiero insomma filtrato dai libri, perché a me è venuto in mente che da tanti giorni tante famiglie sono per esempio senza corrente elettrica o lo sono state per molti giorni a partire dall'inizio di quella che è stata la grande nevicata e poi il gelo, poi l'interruzione della corrente elettrica e lasciamo da parte il terremoto, anche se non ci siamo fatti mancare nemmeno quello. Bene, dicevo, mi è venuta in mente un'immagine, che in qualche modo mi dà anche la forza per continuare questa avventura di Rete 8 Libri, per continuare questa trasmissione, per continuare sostanzialmente poi ad essere una lettrice, per continuare a leggere. L'immagine che mi è venuta in mente è proprio quella di una persona in una casa dove appunto ci sia stata in quei giorni l'interruzione della corrente elettrica, vivendo di giorno più o meno anche al freddo, no? Perché magari non tutti hanno il camino, non tutti avevano la possibilità di avere una stufa a gas. Ebbene, ho pensato a come a cosa si poteva fare in casa, soprattutto magari la sera quando si cominciano ad accendere le candele o le torce a batteria e quando viene a mancare la televisione che è un po' la compagna delle sere di tante famiglie italiane, abruzzesi, ma di tutto il mondo. Ed ho pensato a questo, cioè ho pensato che magari qualcuno ne ha approfittato e si è ricordato di tirare fuori un libro dalla libreria. E allora ho pensato anche ad una delle funzioni, forse la più nobile, la missione del libro, che è quella di farci compagnia, di portarci nelle storie di tante persone, di tanti mondi, del passato, del presente, del futuro, di tante immagini, di tanti pensieri, di tante storie appunto vere ma anche inventate. Però questa è una bellissima missione che hanno i libri ed è appunto quella di farci compagnia anche e soprattutto in situazioni difficili come quelle che ha vissuto e che sta vivendo la nostra regione in questi giorni. È così che ho immaginato il libro, come una bella forza, come qualcuno che ti prende per mano nei momenti più bui letteralmente. E noi conosceremo quindi e continuiamo questa nostra trasmissione che è ormai arrivata al secondo ciclo, la iniziamo nella puntata che è la prima insomma che andrà in onda dopo le feste di Natale, la iniziamo con due autori e anche questo è stato un bel segnale perché sono un autore abruzzese che è anche un editore e un autore invece di caratura diciamo così nazionale che è anche e soprattutto un personaggio televisivo della RAI, dunque persone diverse e ugualmente impegnate nella diffusione del loro pensiero o della cultura, però in ambedue gli appuntamenti qui alla libreria Coop del centro d'Abruzzo c'è stata tantissima gente, allora anche questo è un segno che voglio prendere positivamente, tanta gente per ascoltare Alessio Masciulli che ha presentato il suo libro ma che come dicevo è anche un editore quindi ha anche lui una bella missione da compiere e tanta gente per ascoltare Roberto Giacobbo che è giornalista e conduttore in TV di Voyager, programma molto seguito e anche così accompagnato diciamo così dal sorriso della imitazione che ne ha fatto Maurizio Crozza nel
suo programma. Quindi lo stesso Giacomo si è presentato dicendo sono quello vero, ma poi insomma si è parlato di cose serie. Allora i primi due appuntamenti sono questi, poi invece in chiusura di puntata parleremo di lavoro con un'altra iniziativa che c'è stata qui al centro d'Abruzzo, un seminario anche di aiuto e di orientamento a chi è alla ricerca del lavoro, naturalmente anche in questo caso accompagnato da alcune letture ad hoc. E dunque questa è la prima puntata del Dopofeste di Rete 8 Libri che inizia così. Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio limitato. Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma. Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano. Entriamo ufficialmente nel 2017 letterario con gli appuntamenti con la Libreria Coop, che sono ripresi, come avevamo annunciato puntualmente, che sono ripresi con un talento di casa, cioè Alessio Masciulli. Il libro si chiama Credi in me, la sua ultima produzione letteraria, edizioni Il Biandante, e è un libro direi permeato di ottimismo. Tu stesso ti definisci o vieni definito, non so, un tipo ottimista, proprio nel ritratto che c'è di te nella risvolto di copertina, quindi un libro che vuole comunicare anche la gioia della propria originalità, insomma, del come siamo unici e irripetibili. Perché questa voglia di affermare un'unicità in senso positivo? Beh, perché noi siamo sempre chiamati in tutte le arti a copiare qualcuno, ad essere, a ispirarci a qualcuno. Io invece credo molto nell'originalità e nell'essere se stessi. Infatti in questo libro proprio cerco di invogliare il lettore a credere in se stesso e nelle proprie capacità, senza copiare nessuno. Nel libro parlo di un musicista, di un cantante, e parlo proprio della musica che deve venire dal cuore, deve essere, è un po' questo libro un attacco alle cover, a chi fa musica copiata da altri. Invece io urlo e predico l'originalità, perché nell'originalità c'è l'essere se stessi. Infatti il libro poi si apre anche con un episodio difficile, una ragazza dal talento musicale che però in qualche modo pensa di non avercela fatta e di non essere non tanto abbastanza originale, ma di non essere forse sufficientemente omologata rispetto al resto del mondo che fa cover e che insomma fa una fine poco piacevole. Però proprio partendo da quello spunto il protagonista trova un sentiero proprio che non vogliamo arrivare fino alla fine del libro, ma insomma quantomeno avvia e si avvia su un percorso di riscatto. Beh sì, assolutamente sì, ho iniziato il libro con questa vicenda raccontando di questa protagonista che, come hai detto benissimo, non viene accettata dal sistema musicale e quindi decide di arrendersi in qualche modo. Poi però da questa morte nasce tutta la vera storia del libro, che è la rinascita in sé e nel credere che la musica in qualche modo ci può salvare la vita. Come mai un ambiente proprio musicale per questo romanzo? Beh, perché volevo portare l'attenzione fuori dal solito. Io, essendo uno scrittore, magari se avessi scritto un libro che parlava di uno scrittore poteva sembrare la mia storia o qualcosa che mi riguardava. Invece sono voluto andare fuori da questo anche per sperimentare le mie capacità, per capire quanto ero capace di esternare le emozioni che mi riguardavano. Anche perché un musicista può fare le cover, uno scrittore che fa le cover diciamo che si dice che copia, quindi meglio che non le faccia. E tu sei attivo come scrittore ma anche come editore, che momento sta vivendo la letteratura? Beh, purtroppo un momento non felice, perché sappiamo benissimo il periodo attuale, però comunque nel nostro piccolo come casa editrice ci impegniamo tanto per sostenere gli autori che pubblichiamo, creando presentazioni, eventi e quant'altro. Però diciamo che se ci uniamo, se tutti quanti creiamo una forza insieme, non restiamo isole, qualcosa di buono possiamo farlo. Qualcuno dice che si scrive troppo in Italia, secondo te perché c'è tanta voglia di scrivere?
Beh, secondo me c'è più che voglia di scrivere, c'è molta voglia di apparire, di essere qualcuno, di omologarsi a qualcuno, di copiare. Adesso torniamo al discorso di prima. Però, di diventare famosi anche. Esatto, anche di diventare famosi. Molti credono che basta scrivere per diventare famoso e non mettono poi l'impegno per promuovere il proprio libro. E io credo semplicemente che assolutamente è meglio avere un mondo pieno di scrittori che non di magari persone che fanno altro, come le cronache nere purtroppo sono piene di eventi brutti, però nel nostro piccolo la scrittura comunque aiuta a vivere. In Abruzzo com'è la situazione? Qual è il panorama delle case editrici, delle pubblicazioni e anche degli scrittori, perché ne abbiamo tanti? Sì, l'Abruzzo è molto ricco sia di case editrici che di scrittori. Diciamo che secondo il mio modesto punto di vista ci vorrebbe più a monte un filtro, perché noi vediamo nella nostra casa editrice arrivano tanti manoscritti, però molti pretendono di saper scrivere senza magari leggere. Un libro non serve solo a leggere le parole che racchiude, ma è anche uno strumento molto utile per calibrare la propria sensibilità. Calibrare? A volte, quando stai male, non c'è verso di assimilare il contenuto di ciò che stai leggendo. Te ne stai lì a riflettere su cosa stia ostacolando la tua lettura. Eppure ci sono libri che riesci a comprendere senza sforzo anche quando ti senti poco bene. Viene da chiedersi perché, vero? Io credo che dipenda da una sorta di accordatura mentale, e che nell'aggiustare l'accordatura giochino un ruolo fondamentale la sensazione dei fogli di carta sotto le dita e l'impulso trasmesso al tuo cervello nel momento in cui volti le pagine. Quanto è difficile dire no ad un aspirante scrittore senza offenderlo e però insomma facendogli capire che magari non è la strada per lui? Beh, è molto difficile, perché chi si avvicina alla scrittura, come dicevo prima, pensa già di essere bravissimo, di saper scrivere. Scrivere un libro è, tra virgolette, facilissimo ma difficilissimo, perché si incontrano tanti ostacoli. Poi non basta solo saper raccontare, uno scrittore bisogna anche che è forte anche poi nel proporsi, nel sapersi vendere. E quindi dire di no per me personalmente è sempre un purtroppo ne abbiamo detti tanti di no, perché cerchiamo lo scrittore, tra virgolette, perfetto, che non esiste, però noi miriamo, essendo una casa editrice che non chiede contributo, miriamo a trovare un autore che sia autonomo anche da solo. Anche per garantirgli qualche copia venduta? Assolutamente sì. Benissimo, il prossimo libro a questo punto? Beh, io mi ero imposto di iniziare il 1 gennaio a scrivere, non ci sono riuscito, però comunque c'ho un bel progetto in mente da portare avanti, un altro libro, un fantasy questa volta. Okay. Grazie. Grazie a voi. Tornati in libreria per un tema complesso, però diciamo così spiegato e raccontato in una maniera semplice e abbastanza comprensibile. Dico abbastanza perché comunque ci vuole dell'impegno a leggere Le carezze cambiano il DNA di Roberto Giacobbo, perché sono temi impegnativi che però insomma sono anche la nostra vita. Si parte dalla genetica ma si arriva all'epigenetica. Allora cerchiamo di spiegare intanto che cos'è l'epigenetica e poi come questo, secondo anche un'ipotesi importante e suggestiva, come questo potrebbe cambiarci la vita, evidentemente in meglio. Allora, noi tutti siamo titolari di un DNA e quindi di un codice genetico. L'epigenetica è, come dire, la tastiera di questo DNA, cioè come questo DNA viene utilizzato dal nostro corpo. Ogni cellula ha lo stesso DNA, però una cellula è sangue, una cellula è sudore, una cellula è pelle. Chi dice a queste cellule cosa fare e per quanto farlo? Proprio la gestione del DNA, lasciare coperti o scoperti alcuni elementi del DNA in modo tale che possano operare in una certa maniera. La cosa più bella è che recentemente è stato visto che noi possiamo influenzare questa gestione del DNA, può cambiare la nostra vita, può cambiare quello che ci è stato trasmesso dai nostri genitori e possiamo trasmettere a nostra volta ai nostri figli non solo le nostre caratteristiche fisiche ma le nostre esperienze di vita.
Ecco, la suggestione è appunto questa, cioè quando si dice le carezze cambiano il DNA, in qualche modo si ipotizza il fatto che comunque noi abbiamo una sorta di possibilità e di responsabilità, no, nel determinare, fra virgolette, anche il futuro dei nostri figli o dei nostri nipoti, perché addirittura si parla di generazioni, di più di una generazione. Viene da pensare però di quelle cose di cui non siamo responsabili, cioè di quelle cose che capitano e che non sono belle. Ecco, in quel caso come facciamo invece a cancellarle dall'esperienza possibile dei nostri, da trasmettere ai nostri nipoti? La ricerca sta naturalmente lavorando come prima cosa sulle malattie, quindi certe cellule si ammalano e forse possono non essere distrutte ma possono essere riprogrammate, quindi si può parlare con la cellula, naturalmente con delle tecniche chimiche e mediche, e dirgli qual è il giusto comportamento e farla tornare a funzionare, quindi non distruggere il nostro corpo, anche se in una parte considerata non buona, ma farla ritornare a vivere nella maniera corretta come era stata programmata. E proprio questa possibilità di progettare e riprogrammare, di progettare la riprogrammazione delle nostre cellule, è una cosa molto importante. La cosa nella quale noi possiamo influire naviga su tre binari: la cultura, le esperienze di vita e il cibo. Ogni volta che mangiamo non ingeriamo solo delle calorie, ma ingeriamo delle informazioni alle quali il nostro corpo risponde. Noi siamo ospiti del nostro corpo e per parlarci bisogna farlo in maniera che lui capisca. E proprio questo, in questo libro c'è il racconto di come parlare al nostro corpo. Infatti anche sull'alimentazione ci sono dei passi, dei capitoli molto interessanti, e anche per i futuri genitori, perché anche lì ci sono delle tracce e, come dire, anche dei comportamenti insomma corretti da seguire. Vogliamo fare qualche esempio? Ma tutti sanno, perlomeno molti sanno, che una donna appena rimasta incinta o se ha il progetto di rimanere incinta deve assumere per esempio dell'acido folico, aiuta a prevenire la spina bifide e altre malattie del feto e del futuro bambino. Bene, ci sono delle cose che dovrebbe fare anche il padre prima di decidere di mettere al mondo un figlio, se questa è una cosa programmata. E lo stesso acido folico utilizzato dalle donne durante la gravidanza dovrebbe essere utilizzato dagli uomini prima del concepimento. Questo, per esempio, è stato visto, risolve molti problemi legati alle ossa e alla crescita addirittura delle ossa del cranio. Le cose più sagge che vengono in mente sono anche quelle più banali, cioè insomma non fumare o comportamenti di questo tipo più o meno virtuosi, no? Però cosa invece c'è che non è sufficientemente noto ma che basterebbe già a scongiurare o comunque a ridurre delle possibilità negative? La prima esperienza che nasce da questo libro è la possibilità di allungare la nostra vita, comportarsi correttamente verso il nostro corpo. Noi fino adesso lo facciamo attraverso i consigli dei medici e le esperienze di vita: non fumare fa bene, avere una vita sana, ma attenzione, ci sono mille altre cose che possiamo fare per dialogare con il nostro DNA. Pensi che il nostro corpo, secondo alcuni recenti studi, è stato progettato per vivere fino a 120 anni, cioè l'hardware, la scocca, può durare fino a 120 anni. Qualunque cosa la interrompa prima vuol dire che c'è qualcosa che non è stato organizzato bene. L'epigenetica finalmente ci fa arrivare sulla tastiera di come organizzare in maniera il più possibile corretta tutto questo. Pensate, c'è una scoperta italiana legata a una proteina che si chiama SP66, che è una proteina che programma l'invecchiamento cellulare, cioè ogni cellula, quando deve essere sostituita da un'altra, deve essere un po' più vecchia di quella prima, e questa proteina fa proprio questo. Bene, degli italiani hanno cominciato a capire come rallentare il lavoro talvolta eccessivo di questa proteina e quindi rallentare di molto l'invecchiamento. Ma attenzione, non un invecchiamento passivo, trascinato, un invecchiamento attivo, positivo, cioè spostare il momento della vecchiaia, spostarla da un punto di vista mentale, fisico e in molti altri settori della nostra vita. Quindi questa vivere meglio lo possiamo fare fin da adesso. Pensate che si dice che i bambini che nascono adesso avranno una speranza di vita di oltre 100 anni, ma grazie all'epigenetica, la possibilità di gestire in maniera corretta il rapporto con il nostro corpo, questo traguardo può essere raggiunto anche da molte persone che sono nate molto dopo i bambini che nascono adesso.
E qualcuno c'è che ci arriva con i famosi 120 anni, qualcuno pare che li abbia anche superati e di molto, perché sentivo del caso dell'uomo più vecchio del mondo che sta sui 140, qualcosa invece è molto più bassa. Certo, anche se in Abruzzo abbiamo ormai il centenario, è quasi normale, devo dire che ogni tanto arrivano notizie di persone, soprattutto dai paesi, che compiono 105, 106, 107, 108, insomma probabilmente un po' di longevità c'è anche nella nostra regione, ma la domanda è un'altra: ci piacerà vivere così tanto? Purché si viva bene, purché ci siano dei buoni rapporti di affetto, purché ci sia una salute che ci permetta di essere attivi, purché la vita sia bella, e la vita bella è bello che duri il più possibile. Roberto Giacobbo è un viaggiatore, diciamo, dentro e fuori, in questo caso più dentro il corpo umano che fuori, per mondi. Qual è il viaggio più appassionante? Quello compiuto all'interno di noi stessi o quello compiuto dove tanti noi stessi hanno realizzato delle cose anche straordinarie? Il viaggio più bello, non voglio entrare in battute facili, quello che si deve ancora fare oppure nel luogo più esotico. Il viaggio più bello è quello che ti permette e che ci permette di vivere bene quel viaggio, e ognuno ha il suo viaggio migliore. Il viaggio migliore può essere una sera attraverso un libro con la fantasia, o una vacanza bellissima dall'altra parte del mondo, oppure conoscendo quello che abbiamo di fianco tutti i giorni nella nostra città, perché l'Italia, come sto raccontando da qualche anno, è un paese straordinario, ed è l'Italia straordinaria che sto raccontando e che sta riscuotendo un enorme successo. Pensi che l'ultima serie di Voyager ha ottenuto il miglior risultato da 8 anni a questa parte, quindi vuol dire che c'è una grande attenzione nei confronti dei contenuti. Se questi contenuti sono fatti con rispetto, con disponibilità, con ricerca, senza banalizzare quello che viene raccontato, e soprattutto se vengono fatti coinvolgendo prima di tutto noi stessi. Io sono un telespettatore che ogni tanto sta dall'altra parte, ma in ogni caso mi piace guardare una televisione che sia fatta di rispetto nei confronti di chi guarda e di chi ascolta. Io parlo come vorrei ascoltare. Se potesse cambiare qualche, diciamo, gene di Maurizio Crosso, lei lo farebbe, o quello che ha fatto in qualche modo poi le ha anche fatta sorridere, ma anche fatta conoscere di più? Fa parte del gioco. Chi si mette di fronte a una telecamera sa che ognuno potrà dire quello che vuole. Viva la libertà. L'iniziativa qui al centro d'Abruzzo, la bussola del lavoro, una bussola orientativa. Non si tratta di offrire posti di lavoro, ma di far capire come presentarsi invece, per esempio in colloqui di lavoro, come presentare se stessi al meglio, insomma, per essere dei candidati potenziali e di successo. Questa iniziativa prevede anche un incontro, seminario, in cui verranno spiegati alcuni punti fermi. Intanto, come è nata questa idea? Allora, questa è una manifestazione che organizziamo nei centri commerciali da ormai 5 anni. È nata proprio dall'organizzazione di questi centri commerciali in giro per tutto il centro Italia. Abbiamo avuto anche delle tappe nel Lazio, delle tappe in Toscana, e ogni anno la ripetiamo. Nasce proprio con la volontà da parte dei centri commerciali di fare un'operazione prima di tutto sociale, ovvero far sapere ai propri consumatori, ai propri utenti, che oltre a vedere loro come utenti, vedono anche loro come dei cittadini, come delle persone che hanno bisogno in un momento di difficoltà di un orientamento per cercare di risolvere la situazione lavorativa magari un po' complessa, un po' delicata. Quindi quello che noi facciamo è mettere insieme un po' di agenzie per il lavoro, quelle che più sensibili riescono un po' a mettersi a disposizione per 2 giornate delle persone, ad ascoltarle, a dare indicazioni su come migliorare il proprio personal branding, ovvero la propria capacità di vendersi, di proporsi alle aziende. E diamo qualche suggerimento in merito a come fare il curriculum, come migliorarlo, e poi anche un po' di indicazioni in merito all'uso dei social network e del digitale per mettersi un po' più in evidenza rispetto ad altri candidati. Quali sono gli errori più frequenti che compie chi cerca lavoro? Beh, intanto pensare sempre che quello sia il lavoro per cui sono candidati perfetti. Tantissimi candidati ci dicono: abbiamo mandato in giro 1000 curriculum, non ci risponde nessuno, eppure io sono il candidato perfetto per quella posizione.
I candidati non lo sanno mai se sono veramente candidati perfetti, perché non sanno quali sono gli altri candidati che si presentano per quelle offerte di lavoro, per cui le aziende hanno sempre un po' di dinamiche o di necessità che non necessariamente sono sempre ben espresse. Oggi ci sono i social che ci permettono di andare un po' più in profondità nel conoscere le aziende, nel capire quali sono le posizioni che si stanno cercando, che tipo di candidati ci sono in quell'azienda. Basta per esempio andare in LinkedIn e vedere un po' tutte le persone che lavorano in una determinata azienda per farsi un'idea di che profilazione fa quell'azienda di quei candidati e capire, per esempio, se un'azienda che cerca solo ingegneri, io non sono ingegnere, anche se sono un bravo responsabile commerciale, probabilmente quell'azienda non mi chiamerà. Quindi insomma scegliere bene l'azienda a cui mandare il curriculum, che sia effettivamente intanto l'azienda che cerca quel tipo di figura, noi o qualcuno di simile a noi, e poi appunto proporsi al meglio alla stessa azienda. Esiste un curriculum così definito europeo, insomma un po' standard, quanto vale ancora e quanto invece può contare rispetto all'azienda dalla quale ci si propone dare invece qualcosa in più per far capire a quell'azienda che proprio quel ramo è un po' la nostra specialità? Sì, allora purtroppo diciamo lo standard è il curriculum europeo, che è lo strumento peggiore per proporsi. Se si dà un po' un'occhiata alle conversazioni in rete ci accorgiamo che sono tantissime le aziende che non amano il curriculum europeo e ormai il trend diciamo va un po' in quella direzione, ovvero quella di abolire il curriculum europeo e cercare di trovare un format che sia un pochino più personale. È chiaro che c'è da dire una cosa: la pubblica amministrazione per la stragrande maggioranza richiede ancora il curriculum europeo, quindi da lì non si può scendere. Per cui se stiamo proponendoci per un'istituzione, una scuola, un ente pubblico, quello che è, il curriculum europeo è necessario. Se siamo neolaureati o neodiplomati, il curriculum europeo ci aiuta perché ci chiede di infilare dei dati dentro a dei campi precostituiti, per cui chi non ha tanta esperienza in qualche maniera ha un po' di supporto dal curriculum europeo. Per tutto il resto del mondo, cioè tutte le persone che non aspirano ad un lavoro nella pubblica amministrazione e che hanno un'esperienza quantomeno consolidata, trovate un format che vi caratterizzi, qualcosa che vi permetta di spiegare chi siete e cosa fate, perché il curriculum europeo vi chiede solo di inserire dei dati dentro dei buchi. Un altro errore che comunemente si fa è quello magari di proporre una fotografia sbagliata in vacanza o in situazioni troppo informali. Anche questo succede? Questo succede. Finché sul curriculum è un piccolo danno, se lo fai sui social è un grandissimo danno, perché il curriculum lo vede una persona sola. Se metti una brutta foto su LinkedIn o su Facebook la vedono in tantissimi, per cui quello è un po' il modo con cui ci si presenta, è la nostra copertina, è il modo con cui le persone hanno il primo impatto con noi. Se si cerca un lavoro, quantomeno, non dico la giacca e la cravatta, ma almeno uno standing un pochino professionale. Un'altra cosa che le vorrei chiedere, invece, cosa sbagliano le aziende quando vanno a cercare delle figure professionali, se sbaglio? Le aziende hanno un grosso difetto, sono poco curiose. Le aziende, e parliamo delle direzioni del personale o degli imprenditori, hanno il grosso gap che frequentano sempre gli stessi posti, o le associazioni di categoria, o certe università, o certi posti dove si tende più ad avere una visibilità propria che non andare a cercare veramente delle persone. Quanto viene sottovalutata il proprio modo di esprimersi sui social? Voglio dire, un recruiter di un'azienda va a vedere chi sono io e anche cosa ho postato rispetto ad opinioni anche personali, rispetto a posizioni più o meno estreme, insomma. Questo è il grandissimo dilemma di questi tempi. Il problema è che si pensa che al di là della tastiera, al di là dello schermo, non ci sia nessuno. Si postano giudizi di qualsiasi genere, di carattere religioso, di genere, politico, via dicendo, e ci dobbiamo rendere conto di una cosa: che a fronte di 10, 11, 12 persone che rispondono al nostro post, ce ne sono centinaia che ci guardano e non dicono niente, e fra quei centinaia ci può essere un direttore del personale, ci può essere un imprenditore, ci può essere il vicino di casa.
Non è una leggenda il fatto che vadano un po' a spiare, insomma, i candidati. No, io faccio il recruiter e non è un'operazione di spionaggio, è un'operazione di confutabilità delle informazioni. Il social è come dire, uno strumento abbastanza pubblico, non tanto Facebook quanto LinkedIn. I candidati si posizionano su LinkedIn perché si vogliono far trovare, per cui i profili sono aperti e le persone vengono trovate facilmente. È chiaro che lì bisogna sapere come comportarsi. Io personalmente, quando ricevo delle candidature o quando devo intervistare dei candidati, vado a informarmi sui social come si muovono, quali sono le discussioni con cui si approcciano, quali sono i loro hobby, come è fatta. Quali discrimini lei utilizza? Cioè, se vede che una persona, ecco, lei ha parlato di hobby, no? Ha un certo hobby, perché non dovrebbe andare bene per svolgere quella funzione? Mi faccia un esempio. No, diciamo che gli hobby vanno sempre bene, qualsiasi funzione si voglia. Diciamo che chi non ha hobby risulta un pochino meno, come dire, sì, diciamo, un po' meno aperto, diciamo, a conoscere, a vedere cose nuove, a interessarsi a qualcosa di diverso dal quotidiano. Però, diciamo, gli hobby non sono certamente una discriminante importante. È sicuramente più discriminante, per esempio, capire che tipo di relazioni ha quella persona, che tipo di gruppi segue su LinkedIn, perché è chiaro che se io sono un ingegnere, sono interessato alle tecnologie, seguo dei gruppi di tecnologie, discuto su discussioni legate alle tematiche del mio lavoro, risulterò quantomeno più interessante di altri che sono solo ingegneri e basta. Abbiamo ripreso i nostri appuntamenti di presentazione degli incontri che ci saranno qui alla Libreria Coop 2017. Non lo credevamo, ma invece è già fittissimo perché c'è un programma già bello cospicuo. E allora cominciamo. Un romanzo di un'autrice che è già venuta a trovarci, che è praticamente Francesca Bonafini, che ci presenta la sua ultima opera, che è La cattiva reputazione, Avagliano Editore. È un libro un po' un romanzo on the road, un romanzo un po' anarchico, dove c'è la storia di queste ragazze che partono dopo aver mollato il fidanzato sull'altare, e in un'Italia un po' bigotta, insomma, partono per questo viaggio insieme, dove capiranno tante cose riguardanti l'amore, il matrimonio e la vita in generale. Il giorno dopo abbiamo, il 28 gennaio, un libro molto molto interessante, perché scritto da Ismaele Lavardera, che è un giornalista delle Iene, che è venuto alla ribalta per aver scoperto dei brogli elettorali. E in questo libro, che si chiama Il mio nome è Zoccola, per la Camorra sono un figlio di puttana, dove c'è anche la prefazione di Roberto Saviano, ci spiega appunto la storia di questo vice sindaco di Mondragone, che insomma combatte giorno per giorno la camorra, e anche qui è riuscito a far arrestare un boss che si occupava di appalti edilizi, quindi una storia molto molto interessante. Insomma, come abbiamo visto, ce n'è davvero per tutti i gusti, ne arriveranno degli altri, anche perché, cioè, da dirlo Erika, qui tutti vogliono venire a presentare la Libreria Coop. Sì, abbiamo tantissime richieste, siamo molto felici di questo, però purtroppo i tempi sono quelli che sono, Ci proveremo. Ci proveremo.